fin dalla nascita c'è l'idea di realizzare una business school che abbia una relazione strutturata col mondo industriale e il mondo delle imprese. Li vedete nomi di primaria importanza, tra cui Edison, che è con noi fin dall'inizio. Allora, il percorso ovviamente, come tutti i percorsi formativi, ha un obiettivo che è quello formativo, che però noi cerchiamo di ispirare a tre parole chiave. Prima parola, innovazione, quindi l'idea che anche in aziende strutturate oggi essere innovativi è un fattore centrale. Secondo elemento è il network. Terzo ingrediente, l'impatto, cioè il fatto che, come dire, l'impresa si deve chiedere di fatto che impatto ha sul territorio, sulla comunità, sulla società, su quello che gli sta intorno. È un investimento importante per l'azienda questo master, da tanto tempo, perché è giunto, se ricordo bene, alla 7ª edizione. Ogni volta che ci troviamo a ripensare alla 9ª edizione, ci rendiamo conto che oggettivamente il settore dell'energia è in un'evoluzione così rapida, accelerata, tale per cui ogni nuova edizione è di fatto quasi riprogettata integralmente. È un momento in cui l'azienda, investendo su di voi, investendo in formazione, investe sul futuro. Il futuro dell'azienda, io spero, il vostro futuro. Noi abbiamo sviluppato negli anni questo sistema di accreditamento. Siamo diventati veramente a livello mondiale un punto di riferimento per quanto riguarda i sistemi di valutazione della formazione manageriale. Il nostro sistema di accreditamento è un sistema di miglioramento continuo. Voi, come partecipanti di un master accreditato ASFO, siete il nostro miglior biglietto da visita, perché attraverso il vostro sviluppo di carriera avremo la prova dell'efficacia di questo percorso, dell'efficacia di questa valutazione.